SPEAR, società cooperativa, presieduta, ricordo, fino al 9 luglio 2014 dal Presidente del Consiglio Mauro Laus, che poi il CDA è stato cambiato col 9 luglio, ma io sottolineo, ma sicuramente lo sa anche benissimo il Presidente del Consiglio, è stato cambiato con un portavoce dello stesso Presidente del Consiglio, il signor Munafò, e poi dalla cognata di... Scusi, gentilmente le faccio recuperare il tempo che le sto togliendo in questo momento. Tassativamente lei e qualsiasi consigliere sono tenuti in aula a non citare nomi e cognomi di persone fuori all'interno del Consiglio. Quindi anche il suo fratello, non cito il nome, ma suo fratello è nel CDA della REA. Quindi evidentemente è stato un cambio, insomma, di CDA che... un non cambio, insomma, visto che è sicuramente un CDA che esprime la sua stessa famiglia, comunque persone alle vicine. Quindi, superato, insomma, questo scoglio finto allontanamento, finta rimozione dal CDA della REAR, andiamo appunto ai fatti incriminati. Nel 2011 alcuni lavoratori in un'assemblea della REAR hanno giustamente protestato in merito a una sua richiesta di riduzione dello stipendio del 10%. Ricordiamo che lo stipendio che veniva applicato in quel momento era uno stipendio che derivava da un contratto collettivo nazionale considerato dai tribunali illegittimo. In più, in un'assemblea veniva detto di dover accettare il 10% in meno di stipendio. In quell'assemblea ci è stato riportato che sono stati messi in atto dei atteggiamenti, insomma, intimidatori. Chi non era favorevole doveva alzare la mano e mettersi in piedi e alzare la mano, e le persone sono state quindi, come dire, 5 lavoratori e i soci della cooperativa sono stati quindi segnati nome e cognome, e nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi sono stati licenziati. La cosa fantastica e fantomatica è che noi abbiamo eletto come Presidente del Consiglio proprio lei. Questo è un discorso legato alla dignità dei lavoratori. Noi non possiamo pensare di far lavorare le persone e non pagarle il giusto. E a maggior ragione non possiamo permettere che ditte che lavorano con appalti della Regione possano trattare i dipendenti come se fossero persone prive di diritti. L'equilibrio richiesto per la gestione di un organismo democratico non si sposi assolutamente con la storia passata professionale della persona in questione. Conseguenza, io chiederei al Presidente di farsi un profondo esame di coscienza ed eventualmente di fare un passo indietro. Grazie. Si parla sempre di penalizzazione di queste categorie di lavoratori, e allora mi chiedo se veramente tutti quanti ci facciamo un esame di coscienza e valutiamo quest'ordine del giorno, che, ripeto, in questo caso si tratta di solidarietà per i lavoratori della REAR, ma un domani ci occuperemo di altri lavoratori, perché il nostro compito è quello di rispettare i diritti costituzionali, rispettare i diritti umani. Non può essere votato, perché un ordine del giorno falso. È un ordine del giorno farlocco. Questo è costruito con una serie di accozzagli di elementi messi assieme, e dopo aver messo assieme queste accozzaglie di elementi c'è una proiezione di un film completamente fantasioso. Il sottoscritto è stato presidente della società e non è presidente della società, mica per questioni normative, mica per rispetto dell'istituzione, perché parliamo per il rispetto dell'istituzione, che cosa significa? Si è dimesso dalla società per rispetto dei committenti, perché quando un committente chiama il presidente di una società, il presidente della società non può dire sono impegnato e mettiti in coda, assolutamente no. Perché non c'è nessuna incompatibilità, non si può far perdere tempo ai cittadini piemontesi architettando delle cose assolutamente false. Ora, io trovo l'uso che il Movimento 5 Stelle ha fatto oggi delle sue prerogative consiliari estremamente offensivo per la dignità di quest'Aula. E non dico l'uso fatto dello strumento
ordine del giorno, della mozione, ma dell'uso che in quest'Aula viene fatta di lavoratori e lavoratrici che sono stati chiamati in causa qui non per esprimere una solidarietà a loro, perché l'ultimo dei problemi che hanno i proponenti di questo ordine del giorno è esprimere la solidarietà a questi lavoratori, perché la finalità di consigliere Bono, consigliere Bono, la finalità... Se continua così sospendo la seduta. Consigliere Bono, lei è intervenuto senza che nessuno l'abbia interrotto, lasci parlare il Presidente Gariglio. Lei è intervenuto senza che nessuno l'abbia interrotto, lasci parlare il Presidente Gariglio. La seduta è sospesa. Presidente Gariglio, se vogliamo stare al merito della questione discutiamo, ma lei non si deve permettere di dire che il Movimento 5 Stelle non si occupa dei lavoratori. Non si deve permettere! E allora, ritorniamo alla questione. Noi qui stiamo dicendo che, date le premesse, stiamo chiedendo all'Aula se intende o no esprimere solidarietà ai lavoratori ingiustamente licenziati. Se poi, attenzione, perché noi siamo qui per discutere, non per attribuire pensieri agli altri o per offendere gli altri, siamo qui per discutere. Se poi si vuole ampliare il senso dell'atto di indirizzo e chiedere anche che venga fatta una ricognizione sulle retribuzioni dei lavoratori delle cooperative, ma noi siamo ben felici, così come siamo felici se la commissione consigliare competente vuole occuparsene. Però qui il merito della questione è limitato a questo, all'esprimere o al non esprimere solidarietà a questi lavoratori. Grazie. Se il consigliere Bono fosse in questo momento al posto di un'altra persona che dirigeva una cooperativa e questa cooperativa è finita in questa vicenda, io interrogerei per primo il consigliere Bono, ma poi mi andrei a informare. Se il mio giudizio fosse positivo, difenderei il consigliere Bono. Se fosse negativo, inviterei il consigliere Bono a togliersi dal Movimento 5 Stelle, a dimettersi, non a restare in campo nella nostra forza politica. Quindi il giudizio va ponderato, ma poi bisogna prendere le opportune decisioni. Non si possono difendere i lavoratori i giorni pari e non i giorni dispari. Bisogna avere una coscienza unica. Non una doppia coscienza. Mi sembra che puntare il dito con chi denuncia delle situazioni poco chiare e alla luce di una sentenza che forse nota al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio regionale, forse avrebbe determinato delle riflessioni diverse di quelle che ci sono oggi. Per cui aggiornare l'agenda alle sentenze, a quanto abbiamo appreso negli ultimi giorni, ci sembra un atto dovuto e non capiamo assolutamente questa reazione. Nei nostri confronti sono state rivolte accuse pesanti, perché l'accusa di non voler difendere che a noi non ce ne frega niente della dignità dei lavori, o l'accusa di aver scritto un ordine del giorno farlocco, pieno di falsità, sono accuse che sinceramente rimandiamo a chi le ha dette in quest'Aula. Soprattutto perché noi nel testo di questa sentenza ci siamo rifatti esclusivamente a sentenze dei tribunali. Allora dovremmo pensare che le sentenze dei tribunali sono farlocche? Dovremmo pensare che i licenziamenti discriminatori, va bene che siano una pratica di uso comune in un momento di crisi? In un momento di crisi come questa? Noi crediamo di no. Noi abbiamo tanti contratti illegittimi, quindi noi dovremmo andare a capire come mai la Regione Piemonte mantiene ancora in piedi, tramite le sue partecipazioni, contratti che sono riconosciuti legittimi, perché se un lavoratore viene non solo dichiarato licenziato ingiustamente, ma viene detto che aveva un contratto illegittimo, infatti gli viene detto che gli sono restituite 35.000 euro per 11 anni di lavoro in cui gli è stato applicato un contratto illegittimo, quindi quel contratto, quell'appalto è illegittimo. E non è un segnale, anzi un segnale preoccupante che il Museo del Cinema sia stato condannato in contumacia, cioè non si è neanche presentato, non ha mandato un suo rappresentante al Tribunale.
E il Museo di Cina sapete che l'ha presentato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Quindi questo è un segnale molto negativo da parte della Regione Piemonte. Quindi io chiedo anche alla Giunta, in questo caso indirettamente, di essere più presenti su questi temi. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 43 consiglieri, hanno votato no 24 consiglieri, hanno votato sì 9 consiglieri. Ci sono stati 3 astenuti, 7 consiglieri non hanno partecipato al voto, l'ordine del giorno è respinto.